Bacetti, spuacetti, tosi e bentornati a un nuovo video di Gian e Brombe, anche se oggi è un video un po' diverso dal solito che speriamo possa piacervi. Che anche sono con un po' di dossi. Sì, scusate l'inquadratura, infatti non so se vedete lo sfondo, è un video diverso proprio perché siamo in macchina e stiamo andando in un posto molto speciale. Questo video saranno due vlog di questi due giorni che passerete insieme a noi. Domani ci sarà il B-Comics, quindi passerete una giornata con noi in fiera, vi porteremo con noi con tutto quello che faremo. Ma oggi ragazzi c'è un evento speciale, un evento per la presentazione di Kaiju 8, questo nuovo manga pubblicizzato appunto da Star Comics. Infatti l'evento è pubblicizzato e creato da Star Comics e lo sta facendo in diverse fumetterie italiane, tra cui qua a Padova lo sta facendo la nostra fumetteria del corazon che tutti conoscete, ovvero Banzai Padova. Infatti noi ci stiamo recando esattamente lì in questo istante. Finalmente ve ne parliamo sempre e riusciamo a portarvi al Banzai. Speriamo di farvi vedere qualche angolino e più possibile ovviamente l'evento, quindi ci vediamo fra poco. A voi il Banzai visto da fuori, giusto per farvi dare una carrellata. Qua abbiamo il Bonzo. Ciao, sono il Bonzo. Ecco qua. Allora ragazzi, l'evento sta per cominciare. Sono detto che saranno circa 10. Ci hanno detto che saranno circa 10 minuti, quindi siamo stati in live, ci vediamo dentro. Prego, accomodati. Accomodatevi pure, io lascio aperto così si arieggia un pochino. È stato rimandato. C'è una projection, un po' c'è la crisi da capo. Poi ci sono progetti che ancora. Allora vi abbiamo appena mostrato che qua abbiamo due editor di Star Comics che adesso faranno questa conferenza e ci spiegheranno un po' di Kaiju 8. Sta uscendo l'altro gruppo, adesso tocca a noi, quindi stiamo per cominciare. Poi ci penserà l'ottimo Cristian Posocco a spiegarvi perché. Cristian Posocco, manager, publishing manager a Star di Star Comics, che appunto ha seguito questo progetto che è stato insomma e ha fatto tutto il possibile per portarlo in Italia. Quindi io lascio la parola a Cristian e vi ringrazio per essere venuti. Grazie Elia, grazie a tutti, sono Poschi, Publishing Manager Star e mi occupo della gestione del progetto editoriale dei nostri fumetti giapponesi, manga, ma anche allargando più il progetto anche a tutti i fumetti asiatici e quindi per l'etichetta Star. Kaiju numero 8 è un progetto che nasce già ormai a fine 2020 e si concretizza adesso dopo quasi un anno e mezzo. E siamo molto felici comunque di poter fare questa versione adesso, perché appunto questo è il lancio più importante nella nostra storia, che è una storia di 35 anni, di cui 30 passate a pubblicare manga. E quindi il fatto che quest'anno usciamo con queste iniziative, primo appunto tra tutti il lancio di Kaiju, che è il lancio più grosso che abbiamo fatto, e poi ci saranno One Piece 100 Celebration Edition, ci saranno edizioni Dragon Ball, ci sono tante cose questo primo semestre da veramente asciugarsi la fronte dal sudore. E siamo contenti perché è il nostro trentennale di pubblicazione manga. E poi, negli episodi successivi, in realtà già con un paio di episodi ulteriori, ho cominciato a macinare risultati notevoli, sia a livello virale su Twitter in Giappone, sia a livello di visualizzazioni, di numero di commenti dei lettori giapponesi. Ha una velocità stratosferica. È uno dei pochissimi fumetti a raggiungere risultati come il milione di copie vendute per volume senza ancora una serie animata a spingerlo, ed è il più veloce in assoluto ad essersi riuscito ad aver raggiunto questi numeri proprio in Giappone. Quindi chissà dove potrà arrivare se un giorno ci sarà una serie animata. In realtà io me lo immagino ed è uno dei motivi per cui siamo proprio calati così, proprio decisi su questa serie, e su questa serie abbiamo detto ok, siamo pronti a giocare a carte scoperte, ma dobbiamo farla noi. L'episodio di Kaiju è un manuale su come fare un manga di successo. Perché? Per tanti motivi. Secondo me, il fumetto
è l'arte di saper narrare tramite immagini. Quindi io faccio mia la definizione del grande maestro Will Eisner, che ha definito il fumetto sequential art, l'arte sequenziale, una sequenza di immagini che ti narra una storia, che ti narra dei personaggi. Quindi il fumetto non deve aver bisogno del testo per narrare, il testo deve essere qualcosa in più, deve essere qualcosa che ti narra qualcosa di più rispetto alle immagini, di diverso rispetto alle immagini, o che aiuta le immagini, ma tanto più tu riesci a raccontare della storia, ma anche dei personaggi e della loro interiorità tramite le sole immagini, come fa magistralmente Mitsuradachi, adesso Mitsuradachi, e tanto più tu stai facendo il fumetto bene. E il fatto che Kaiju riesca a fare questa cosa in un fumetto d'azione, non in un romanzo di formazione come quelli di Adachi, è davvero notevole. Kaiju numero 8 ha un grandissimo equilibrio nelle tavole. Le tavole respirano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è equilibrio fra tavole molto particolareggiate e tavole ariose molto chiare. Se noi avessimo troppe tavole ariose, troppi pochi sfondi, troppe poche linee, avremmo un senso di vuoto il fumetto non sarebbe appagante. Viceversa, se noi esagerassimo con i particolari sempre e dovunque, il fumetto sarebbe più tosto da leggere, più stancante, e sarebbe anche più difficoltoso andare a concentrarsi su quelli che sono i particolari importanti rispetto a quelli che magari sono invece dei momenti in cui l'azione deve scorrere più velocemente. E Kaiju, appunto, tramite l'alternanza di vignette più chiare, vignette più particolareggiate, tavole in cui l'azione è più veloce, tavole come queste meravigliose splash page doppie in cui abbiamo questi fermi immagini sontuosi di momenti importanti che creano un senso anche di esaltazione nel lettore, e nel creare esaltazione Naoya Matsumoto è veramente un maestro, ma è un maestro anche nella gestione dei cliffhanger, che sono i colpi di scena che ti lasciano col fiato sospeso a fine capitolo, che ti fanno sentire il bisogno di vedere il capitolo successivo prima possibile. Grazie a questa struttura Kaiju è una specie di lettura che funziona sia durante la serializzazione episodio dopo episodio, quindi un episodio alla volta, sentendo quindi quest'ansia molto piacevole di vedere il prossimo, ed è il tipo di questione in cui uno sguardo un po' più tecnico come quello che devo avere io riesce ad apprezzarla di più, perché riesce proprio a vedere questa struttura degli episodi e queste finezze tecniche, ma anche come binge reading, perché tu ti leggi un volumetto da cima a fondo, ti è passato via in un attimo, ti senti appagato e voglia di leggerne subito un altro, e quando veramente la lettura scorre veloce e noi arriviamo velocemente a fine volume e diciamo ma come è già finito, ne voglio un altro, vuol dire che il fumetto funziona davvero. Poi parlavo dei personaggi, di come sa raccontare i personaggi solo con le immagini, e questo è veramente per me un altro degli aspetti mirabili. Il personaggio principale, Kafka, è un po' un inno al vecchio protagonista che ci dà un senso di sicurezza, che è quello che ha reso poi un successo Superman durante gli anni della guerra mondiale, un momento in cui la gente aveva paura ogni giorno. Avere un protagonista che ti dà un senso di sicurezza, che ti fa sentire che arrivo e ti salvo, era catartico, se vogliamo, e permetteva di evadere da una quotidianità difficile. E dopo tanti anni in cui i protagonisti erano invece tormentati, ansiosi, si interrogavano sui loro poteri, non li accettavano, non volevano essere loro a doversi prendere questa responsabilità, avere invece finalmente un protagonista che ti rassicura è importante, anche perché purtroppo di nuovo da ormai un paio d'anni viviamo costantemente in una situazione in cui ci sentiamo minacciati ogni giorno, e ancora di più adesso, ahimè. Questi momenti, questi fumetti aiutano tanto, hanno un senso di evasione della quotidianità, di appagamento, di lettura, che storicamente ha sempre creato dei boom del fumetto nei periodi difficili. Grazie a voi, buona serata!
Ragazzi, abbiamo appena finito la conferenza, è stata una conferenza super interessante, soprattutto molto molto emotiva. Non ce l'aspettavamo, ma ci ha veramente coinvolto al 100%. Esatto, qua dietro potete ancora vedere... Lo stanno intervistando. Lo stanno intervistando adesso, Banzai. Ma, secondo voi, salutiamo Banzai senza farvi fare un piccolo tour? Andiamo. Dai, andiamo. Ragazze, spero che vi sia piaciuta la cosa. Sì. Sì, molto interessante. Perché siete stati bene, sì. Io sono molto contento che siete venuti. Anche io, grazie. Anche noi tantissimo, come sempre. Sì. Grazie, ciao. Ciao ciao Banzai. Di ciao ciao Banzai. Ciao ciao Kaga. Ciao Banzai. Ed eccoci qua ragazzi, siamo tornati a casa e non indugiamo oltre, vi facciamo vedere quello che abbiamo comprato. Vi mostriamo. Eccezione di acquisti in fumetteria, visto che abbiamo fatto il vlog, ci teniamo a farvi vedere qualcosina. Allora, prendiamo la nostra shopper bag Banzai. Partiamo con appunto il poster che vi abbiamo mostrato prima. Comunque ve lo rimostro perché merita. Eccolo. Super bello. Poi, siccome era un desiderio di Brombe, abbiamo cominciato a raccogliere la full color di Dragon Ball. Vi mostro qualcosina perché in primis io mi sono innamorata dell'anime e mi sto innamorando dell'anime perché lo sto continuando. E poi tramite un'amica ho visto la color e secondo me merita tantissimo, è proprio un piacere per gli occhi. E quindi ho detto recuperiamo, solo che non c'era il primo numero. Sì. Si recupererà, intanto ho detto volevo portarmene a casa per forza uno, quindi ho detto porto il 2, la prossima volta recupero l'1. Ma adesso passiamo al pezzo forte, ovvero alla box. Procediamo subito all'unboxing ragazzi. Prima vi facciamo vedere com'è il box al di fuori, questa copertina e anche il retro, i dorsini, ma immediatamente. Ah, allora, c'è un sacco di belle cosine. Non so se riesco a farvi vedere. Se non cade tutto. Ve lo mostro una cosa per volta. Allora, abbiamo un simpaticissimo portachiavi. Che carino. Con scritto appunto Kaiju 8. Giallo, come piace giallo, a noi. In entrambe le parti. Poi abbiamo una spilla e un magnete. Ah, vedi, questo si mette sul frigo. Esatto. E aspetta, mica finita qua. Ah, una tessera speciale
tipo carta di credito della perché Star lavoriamo Comics. Per la Star Comics adesso sì. Adesso Star Comics, adesso se volete creare sponsorizzazioni e quant'altro sapete dove trovarci. Però bella, ci sta, possiamo tipo andare in giro, di avere il banco, esatto. Domani andremo al B-Comics con questo qua, siamo col badge, siamo della Star Comics. Magari ci credo. Potremmo provare. Poi togliamo un altro scomparto sotto. Se non cade tutto. Bella. Abbiamo. Ovviamente vedrete tutto più nel dettaglio negli acquisti del mese. Però facciamo un unboxing a primo, così proprio semplice alla buona, come fossimo tra amici. Esatto. Anche perché lo vedete già dall'illuminazione, che insomma non abbiamo montato tutto il nostro allestimento. Abbiamo voluto fare una situazione semplice, come se foste qui con noi. Esatto, esatto. Abbiamo i primi due numeri di Kaiju 8. Questa è la copertina del primo. E mentre qua abbiamo la copertina del secondo. Devo dire che essendo così minimali non mi dispiacciono, eh. Bella confezione, devo dire, veramente bel cofanetto, sì, ci sta. Ma direi ora di parlare della conferenza, di dire com'è stata, con le impressioni, cosa si è parso, perché sicuramente avete visto qualcosina nelle clip precedenti, però e non perdetevi neanche il TikTok, che anche là per vedere cose inedite. In realtà no. Cosa ci è parsa questa conferenza di Star Comics? Devo dire che è stata molto apprezzata, non ci aspettavamo fosse una cosa così. Devo dire che comunque di conferenze di questo stampo non ne abbiamo fatte moltissime, ne abbiamo fatte veramente molto poche. Però già anche l'attore Christian, appunto, di Star Comics è stato veramente molto esplicativo, ha esposto un sacco di cose molto interessanti, anche molto toccanti in alcuni punti, perché no, ci ha proprio coinvolto, secondo me, ci ha motivato tantissimo a cominciare l'opera. E sì, perché ci ha raccontato un po' il processo che è stato di Star Comics nel portare Kaiju 8 qua in Italia, che è stato un processo alla quale lui si è affezionato molto, perché comunque lui in primis è stato tra i primi a leggerlo, ci raccontava. Dopo lui ha espresso diversi punti su cui lui si è soffermato, sugli sguardi tra i vari personaggi che riescono a empatizzare l'uno con l'altro, al protagonista che nasce come un fallito ma poi Si è soffermato moltissimo. E allora anch'io stesso ho fatto una domanda a lui, ponendogli questa similitudine con magari My Hero Academia e appunto Chainsaw Man, col fattore degli sguardi e il fattore che Midoriya è molto simile al protagonista, appunto, di Kaiju 8, stando a quello che ci ha raccontato lui. Noi dobbiamo appunto ancora leggerlo, magari quando lo leggeremo anche noi ci faremo la nostra opinione e magari ve ne parleremo sugli acquisti del mese, quindi mi raccomando, non perdetelo. E secondo me la cosa bella è che ha fatto apprezzare molto anche il lato del protagonista, per le cose che ha detto, comunque, che è molto originale su certi versi, quindi questo ha accattivato ancora di più, perché effettivamente, come dice lui, il protagonista è parte integrante dell'opera e se ha una personalità molto particolare, molto forte, ti porta poi veramente ad appassionarti. E poi ci ha fatto anche qualche incipit di qualche altro personaggio. Sì. E devo dire che a me ha cattivato tantissimo e sono stracuriosa di leggerlo, perché lui in mezz'ora ha presentato l'opera, magari sono state dette delle cose che uno dice un po' spoiler, però secondo me ci stava, diciamo. Sì, per invogliare. Esatto, per è stato proprio il fatto di dire: ah, quindi succederà questo, mio Dio, cioè è stata quella cosa, quella presentazione giusta per portarti a dire: non posso non cominciarlo. Infatti posso dire che anche se non l'abbiamo cominciato, vi consigliamo di magari provare a prendere anche voi il primo numero, perché secondo me vale la pena, assolutamente. Sì. Tra l'altro, piccola chicca, adesso ci ha un po' illustrato, oggi è attualmente in cui stiamo filmando, è il 18 di marzo, e ci ha illustrato per la settimana successiva tutto quello che porterà Kaiju 8 e Star Comics nel pomparlo, nel fare anche diverse versioni, variant, regular. Ma la cosa interessante è stata la domanda di un ragazzo che ha chiesto se, secondo questo Christian di Star Comics, un giorno, dato che comunque lui nella sua relazione aveva detto che adesso i manga fortunatamente stanno prendendo sempre più piede a livello culturale qua in Italia. Allora la domanda di questo ragazzo è stata:
ci sarà possibilità secondo te in futuro che venga parlato anche nelle scuole e quant'altro? E la cosa che ci ha sorpreso è che nella risposta che questo Christian ha dato è che al di là delle scuole che stanno facendo delle collaborazioni con Star Comics per avere nelle proprie biblioteche dei manga, e hanno una continua richiesta, stando appunto alle parole di Christian. Poco tempo fa abbiamo fatto anche un lavoro di commissione sulle scuole con una nostra produzione interna, che è Nora, il tesoro perduto di Nora, è uscito per etichetta Alfa, di due autori italiani, che però effettivamente stizza molto l'occhio ai manga, o ancora più agli anime, in particolare Miyazaki. Però comunque c'è forte questa influenza estetica tematica dal Giappone in questo fumetto. E questo è un fumetto che parla di salute mentale, di depressione, un fumetto per ragazzi, ma che affronta temi importanti. E grazie a queste caratteristiche l'abbiamo portato nelle scuole, abbiamo visto un'ottima risposta da parte degli insegnanti. Si stanno aprendo finalmente, sì, si stanno aprendo. Ma la cosa interessante è che domani nella Repubblica ci sarà un inserto speciale di Star Comics con Kaiju 8. E tutto questo pompare, tutta questa possibilità di dare più spazio ai manga fa ben pensare, ben sperare per il futuro, e non magari su questo ambito non essere proprio sempre l'ultima coda del carro come al solito su tutto. Sarebbe bello, però questo è un inizio, sicuramente è positivo. Quindi speriamo bene. Comunque ragazzi, noi adesso all'alba delle, che ne sono, 21:26, possiamo andare a cenare forse, e noi ci vediamo domani al V-Comics, quindi cominceremo la giornata. Vi porteremo letteralmente in fiera con noi per la prima volta. A manina. Ah, mi raccomando, mascherina, Green Pass, non si sa mai la. Bisogna. A domani. Ciao Tosi. Ciao Tosi. Noi stiamo andando adesso a V-Comics. Questa è la nostra Sony. Finalmente ve la presentiamo anche lei. Con tanto di microfono. Esatto. E niente ragazzi, ci aspetta un'altra giornatina. E vi aspetta un'altra giornatina con noi. Ragazzi, siamo entrati, come vedete sono già un po' di cosplay. Primi cosplay. Esatto. E adesso vediamo, sembra che ci sia diversa gente, sembra, esatto, sembra anche sia organizzato diversamente dagli altri anni. Adesso andiamo dentro e vediamo un po'. Ragazzi, è appena nata una nuova collab solo per oggi, ovvero Gianne Brombe con Beyond Gamers. Ario. Cazzo, si gira. Quindi ragazzi, adesso giriamo un pochino e vi mostriamo qualcosina che c'è. Spendiamo i soldi. Ecco, tocca. Guardate cosa mi ha regalato Gian, visto che ieri avete visto che ne avevamo già comprato uno. Due numeri della Dragon Ball Color. Bellissimi!
Infatti abbiamo fatto i primi danni e adesso stiamo facendo un altro super acquisto. Vi faccio un piccolo spoiler di cosa potrebbe essere. Sicuramente un manga, giusto? Grazie. Grazie, mille. Ciao, buona giornata. Ah, contento? Contentissimo. Qua ragazzi abbiamo Gold Roger della Manuda, della Bandai, che andrà in coppia con Barba Bianca, ragazzi. Mamma mia. State in hype. Eccoci qua ragazzi, stiamo uscendo adesso. Appena finito, come vedete col buio, quindi siamo arrivati proprio fino all'ultimo. Giusto un pelo. Allora, che dire, sicuramente è stata meglio degli anni scorsi. Quello sì, perché comunque era meglio organizzata, aveva anche molte più cose rispetto agli altri anni. Però ci è parso, almeno a me, leggermente troppo gioco da tavolo. Sì, tanti giochi da tavolo sicuramente. Leggermente troppo, magari. Però tanti stand comunque. Sì, quello sicuramente. Una fiera bella piena. E abbiamo fatto pochi acquisti, però li vedrete più nel dettaglio nel video degli acquisti, il solito del mese. Volevamo anche ringraziare Luca che ci ha fermato e abbiamo fatto due parole. Ci ha fatto stra piacere, abbiamo fatto una foto insieme. E noi vi salutiamo e vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri social, che trovate i link in descrizione. Su Fandomio, sempre il link in descrizione, avete il codice GEB con 10% di sconto, con un sacco di merch, anime, manga, Marvel e molto altro. Che abbiamo visto anche che qualcuno ha già comprato, quindi grazie di cuore. Ci ha fatto sta piacere, se comprate usate il codice non dimenticate di farcelo sapere. Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima. Bacetti e spaccetti. Questi momenti, questi fumetti aiutano tanto, hanno un senso di evasione della quotidianità, di appagamento, rottura, che storicamente ha sempre creato dei boom del fumetto nei periodi difficili, appunto.